Buongiorno. In piedi, a voce alta, deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Buongiorno, Buongiorno. brigadiere. Brigadiere Capo Sorrentino Luigi. Si accomodi pure. Dov'è in servizio, brigadiere Sezione capo? scorte all'interno del palazzo. Nel febbraio 2010? Febbraio 2010 ero in servizio presso la sezione scorte. Sempre del palazzo. Confermo. Grazie, signor Presidente. Brigadiere capo Sorrentino ha già detto che lei presta servizio presso la sezione scorte del Palazzo Giustizia di Milano. Sì. Lei ha mai svolto servizio scorta per il dottore Emilio Fede? Confermo. Da quando a quando, brigadiere? Diciamo quasi 3 anni e mezzo. Da quando? Dal Fino a 2000, quando? Quando è andato via lei? 2010, Quindi aprile 2010, dall'aprile del 2010, 3 anni prima? prima 2007. Benissimo, ci può in sintesi spiegare che tipo di servizio era stata di tutela, era stata assegnata dal dottor Fede, cioè con quali macchine e con quali modalità operative si estrinsecava il vostro servizio? Allora, il dottor Emilio Fede, lui, il dispositivo era di 2 macchine. I cellulari non sono ammessi in aula, interferiscono con la registrazione, ecco perché fischiava il microfono prima. Allora, il dispositivo era di 2 macchine. La macchina del dottor Emilio Fede, dove viaggiava lui unitamente al suo autista Al suo autista personale personale, Mediaset. o aziendale, diciamo, sì. Poi? Autista Mediaset. E noi effettuavamo il servizio di scorta con la nostra vettura protetta, con 3 persone, di quali io ero alcuni turni e ero il capo scorta. Quindi il dottor Fede non viaggiava su un'auto blindata? Viaggiava su un'auto sua non blindata. Non blindata, mentre voi eravate su un'auto blindata? Confermo. Nell'ambito delle circolari è previsto ovviamente questa cosa, immagino. Previsto dal regolamento. Perfetto. Come erano i turni? I turni erano, alcune volte facevamo dalle 8 di mattina a fine servizio, a Cioè? volte fine servizio l'una, le 2, le 3, dipende, e a volte si Dipende facevano da cosa, brigadiere? dal personale della sezione scorte, se eravamo in Ma esubero. voglio dirle, la interrompo per chiarire questo punto, se l'impegno della personalità, come si dice nel gergo, cioè del dottor Fede, si protraeva oltre le 2 e le 3, ovviamente la scorta proseguiva, Proseguiva, sì, sino confermo. al riaccompagnamento a Fino a casa, casa. ci Poi mancherebbe altro. Perfetto. effettuavamo dei turni mattina e pomeriggio. Allora, lei perché dall'aprile del 2010 non fa più la scorta al dottor Fede? Non faccio più la scorta perché sono stato tolto, perché avevo avuto un battibecco con il dottor Emilio Fede all'uscita di un ristorante. Tra l'altro io ero quella sera ero di servizio come caposcorta e la giornata era piovosa, fredda ed eravamo all'interno, seduti all'interno della macchina nostra mentre lui era al Che ristorante con ristorante era, se amici, lo ricorda? il Finger giapponese, zona Piazza Lodi, Corso Lodi, lì dietro. Quindi? Quindi quella sera erano già 3-4 ore che eravamo in piedi. Faceva freddo, pioveva, ci siamo seduti in macchina. Tranquillamente lui era all'interno del ristorante dove lui non voleva che noi entravamo. Poi lui aveva verso non so l'orario, non ricordo l'orario, comunque era tardi, è uscito con due amiche. L'ho visto già che era un po' arrabbiato, però quando lui è uscito dal ristorante, siamo subito scesi dalla macchina per andargli contro, per proteggerlo, per stare a farlo salire in macchina, per poi accompagnarlo a casa sua. Poi giunti alla destinazione casa, vicino all'ascensore, perché noi avevamo diciamo, il servizio di accompagnarlo al piano, lui era con queste due ragazze, e rivolto a queste due ragazze dice:
Dice, avete visto come i carabinieri mi tutelano? E lì io ho avuto il battibecco con lui. Con me c'era un collega comunque. Che si chiama? Pane Bianco Francesco. E quella sera lui poi mi dice col battibecco, no, lasciami qui l'ascensore, mi arrangio, tanto voi non mi sapete proteggere. E dice, io chiamo il generale e la faccio rimuovere. Ho detto, lei chiama chi vuole lei, io sto facendo il mio lavoro, il servizio si è svolto come di consueto. E il giorno dopo, basta, non facevo più servizio nell'apparato di scorta. Non abbiamo capito il battibecco. Esatto, cioè, ma che cosa recriminava, giustamente, le si chiede? Perché non l'avevamo tutelato come si deve, perché noi eravamo, lui ci ha visto che eravamo in macchina, ma io non ero in macchina, ero in macchina, ma lui quando è uscito dal ristorante, sono uscito dalla macchina subito, io e gli altri miei colleghi, per accompagnarlo nella sua macchina che era poco distante. E quindi lei cosa ha replicato quando Fede le ha... Io ho replicato che il servizio si era svolto come in 3 anni che faccio la scorta a lei, a lui, ho detto il servizio per me è tutto tranquillo, se lei ha qualcosa da dire, ho detto io non la devo prendere con me, ma a me mi ha dato fastidio che lui si è rivolto verso queste ragazze che tra l'altro sorridevano e mi ha dato molto fastidio. Cioè sì, bene. Quindi sostanzialmente la lamentela consisteva nel fatto che voi eravate in macchina e siete usciti appena l'avete visto. Sì. Però pioveva. Pioveva, faceva quindi, freddo. Per attenderlo fuori dall'uscita del ristorante avresti dovuto stare al freddo sotto la pioggia. È così? Come solito. Ho sintetizzato, ho capito bene? Sì. Bene. Allora, andiamo avanti. Lei in questa... sono 3 anni con il dottor Fede. In questi 3 anni di servizio ha mai accompagnato il dottor Fede Emilio ad Arcore presso la residenza dell'onorevole Berlusconi? Sì, confermo. Quante volte? Non ricordo un po' di volte, ma non ricordo esattamente quante. Ci dio un ordine di grandezza. Di solito si andava in... Una volta, 10 volte. Sì, più di 10 volte, 10-15, molte di più. La mattina, il pomeriggio, la sera? Serale, pranzo, serale. Sera, sempre serale. Sera, solo un giorno di Natale, era il 25 dicembre. Solo in quell'occasione a pranzo? A pranzo con la famiglia Berlusconi. Con la famiglia dell'onorevole Berlusconi. Lei nel corso di questi accompagnamenti di Fede presso la residenza dell'onorevole Berlusconi, come si svolgeva il servizio? Lo portavate in macchina? Lo accompagnavo in macchina, lui sempre sulla sua macchina, noi sempre dietro, fino all'interno della villa ad Arcore. Poi lui scendeva e siccome noi dovevamo stare lì 2, 3, 4 ore, andavamo a mangiare per poi ritornare all'interno e aspettare all'interno del cortile della villa. Quindi andavate a mangiare? Mangiare una pizzeria lì vicino, sì. E poi tornavate e aspettavate? Aspettavamo 1, 2, 3, 4 ore, dipende quando usciva il dottor Fede. Nell'occasione in cui vi recavate ad Arcore ad accompagnare il dottor Fede, è capitato che avete portato insieme a Fede delle giovani donne? Sì, confermo, sì. Però viaggiavano a bordo della sua autovettura. È capitato che le abbiate riaccompagnate? Sì, a casa o... sì. Sempre con il dottor Fede o anche in assenza del dottor Fede? No, col dottor Fede. Sempre viaggiavano a bordo della sua macchina. Noi seguivamo essendo di scorta. Benissimo. Lei ha potuto rilevare la natura, cosa succedeva nel corso di queste serate ad Arcore, dove era presente Fede, quindi lei l'aveva accompagnato con gli altri colleghi? No, vabbè, noi stando lì all'interno del cortile, a volte stavamo in macchina, a volte uscivamo per fumare la sigaretta o per fare 2 passi, perché stare 3-4 ore seduti in macchina era... Quindi si vedevano dei movimenti, sì, ragazze, alcune si dovevano... sì, ragazze. Lei ricorda come erano vestite, se ha visto qualcosa che ha colpito la sua memoria? La mia memoria ha colpito il 14 febbraio. Adesso arrivo al 14 febbraio. No, altre erano sempre ben vestite. Ma lei ci sono delle vetrate in questa villa? Sì, è visibile dall'esterno la villa? Sì, quando la luce è soffusa, diciamo, si vede dall'interno, si vede. E lei ricorda di aver visto qualcosa all'interno della villa in riferimento alle ragazze?
No, ho visto le ragazze. Anche il 14 febbraio. Il 14 febbraio, sì, ho visto due ragazze che erano in baby doll, ma vestite di rosso. Quindi ha visto all'interno della villa due ragazze in baby doll. Attraverso le vetrate, però io parlo attraverso le vetrate perché passeggiavamo e non ero il solo, eravamo in tre quella sera. 14 febbraio 2010. Se lo ricorda? Come no? San Valentino 2010. Non lo ricordo. Lei era di turno? Otto fine, quindi sì. Otto fino alla fine. Ho concluso il mio servizio alle 4 di mattina del giorno dopo. Ricorda chi erano i colleghi con lei quel giorno? I miei colleghi, sì, Pignarolo Marco e Barletta Franco. Benissimo. Vi siete recati ad Arcore? Sì, dopo il TG del dottor Fede. TG4, sì. Ad Arcore. Bene, allora ci descriva che cosa è successo. Innanzitutto, se avete accompagnato ad Arcore Fede e se Fede era solo o con qualcuno. Allora, Fede dopo il TG è uscito verso le 8:30, 9, non ricordo adesso. E mi sembra che siamo andati a prendere due ragazze, adesso non ricordo, lo hanno raggiunto lì a Mediaset, che di solito alcune venivano a Mediaset direttamente con taxi. Cos'è Melz, un paese? Mediaset è la Mediaset. Anche io non l'avevo capito, non l'avevo TG, la sede del dottor Emilio Fede. Quindi Mediaset intesa come Mediaset sede, intendo come sede del TG. Bene, quindi prego. Quindi quella sera non ricordo che c'erano queste due ragazze, adesso non mi ricordo tanto, mi sembra di averle, sono venute unitamente a noi, sempre a bordo della macchina del dottor Fede. Alla villa San Martino ad Arcore. Niente, siamo entrati, sì. Abbiamo lasciato il dottor Fede che entrasse nella villa, nell'abitazione, perché nella villa siamo entrati anche noi nel cortile, nell'abitazione, e ce ne siamo andati a mangiare alla pizzeria che era là vicino. Come di prassi, diciamo. Come di prassi per mangiare, sì. Poi? Poi siamo rientrati e niente, ci siamo seduti in macchina perché mi sembra che quella sera faceva anche freddo, San Valentino, si scherzava, oggi è San Valentino, come mai sei qua, non sei qua, anche con l'autista, e un po' si usciva, come ripeto, come prima, si esce e si entra dalla macchina, e in quell'attimo ho visto queste due ragazze. Che erano le stesse che aveva accompagnato? No, non posso dirlo. No. Non lo può dire? No, e no, che no. Ha visto queste due ragazze come? In baby doll rosso. Ah, sono le ragazze. Sì, attraverso però le vetrate. Era la prima volta che accompagnando il dottor Fede ad Arcole vedeva delle donne, diciamo, in baby doll? No, sì, la prima volta, sì, quella sera. Non le era mai capitato prima di vedere delle no. ragazze spogliate, bianche di Haiti? No. No? No. Bene. Lei ricorda se quella sera, fosse... lei conosce Lele Mora? Sì. Perché lo conosce? Lo conosco perché si usciva sempre accompagnando il dottor Emilio Fede. Quindi era un'abituale frequentazione di Fede, Mora? Sì. Sì. Si conoscevano, sì. Sì. Lei ha mai visto Mora ad Arcore presso la residenza dell'onorevole Berlusconi? Quella sera ho visto la macchina parcheggiata con la targa svizzera e sapevo che era la sua. Quindi lei è in grado di riconoscere la macchina di Era un BMW, di sì, Mora. Un BMW targato svizzero. Ticino. Ma non lo ha visto fisicamente Mora? Sì, no, Mora no, ho visto la macchina. La macchina era all'interno. Lui si muoveva con un autista, Mora? A sua volta. Sì, diciamo. Confermo, suo autista. Il suo autista. Senta, ci sa dire al tribunale qualcosa di descrittivo delle due ragazze che il 14 febbraio 2010 lei condusse con il dottor Fede ad Arcore, partendo dalla nazionalità delle stesse? Una posso ricordare perché l'abbiamo poi a fine serata, l'abbiamo lasciata a una postazione di taxi in piazzale, esattamente in via Costa, piazzale Loreto, dove il dottor Fede ha pagato il taxi e questa ragazza doveva andare verso Buccinasco, Corsico, qualcosa del genere. Il dottor Fede ha pagato il taxi, sì. Mi sembra gli ha dato 100 euro per farla accompagnare a destinazione. Perché? Perché? Perché abitava lontano e lui non, diciamo, con la scorta non voleva andare fino a Buccinasco. Quindi si doveva recare lontano.
Sì. Lei di questa ragazza o dell'altra ricorda la nazionalità? L'altra so che era straniera, però sinceramente non... Non si ricorda? No. Allora, lei è stato sentito dalla dottoressa Boccassini, questo se lo ricorda bene, il 19 gennaio 2011, e ha dichiarato, sono a pagina 5, la domanda era, lei ricorda se la sera del 14 febbraio questa ragazza è stata accompagnata da altro dal dottor Fede, e la precedente domanda era, così, se si trattava di Elma Ruga Karima. Cioè l'ufficio le chiede, lei, partiamo con... No, no, nomi non, è so, no, no, non ne ha sentito. No. Lei risponde... che era marocchina. Ho detto, mi sembrava... Scusa, io non ricordo, se il giorno 14 febbraio... Avvocato, sembrava che era marocchino, ho detto. Sì. Scusi, pubblico ministero. Scusi lei, mi sono confuso. Prima deve fare la domanda diretta. L'avevo fatta, per la verità, la nazionalità. Cioè, qual era la nazionalità? La domanda diretta che era stata fatta lì non sì, era solo la domanda era, lei ricorda se la sera del 14 febbraio, ha ragione, questa ragazza è stata accompagnata d'acqua dal dottor Fede? Allora, e la ragazza era... E lui poi descrive nella risposta la ragazza, quindi dà una risposta complessa a questa domanda molto sintetica. Ma la domanda fatta prima, di cui stava dando lettura, sembra di capire che il nome, il pubblico ministero, l'avesse fatto al testimone. Le chiedo, glielo leggo subito, se ha avuto domanda all'ufficio, le chiedo se ha avuto modo di visionare la fotografia di Elma Ruga Karima detta Rubi sui quotidiani oppure di avere visto in televisione l'immagine della stessa. Risponde sì, certamente, ho avuto modo di visionare la fotografia della ragazza sui quotidiani. Io ecco, ma questa domanda specifica su Elma Ruga Karima, che non è stata posta oggi ha ragione. Al testimone. Sì, assolutamente sì. Allora, lei sa chi è Elma Ruga Karima dei Cervi? Sì. Perfetto. Quindi è in grado di visualizzarne mentalmente l'immagine? Sì, io ho dichiarato che l'avevo vista. Mi dica se è in grado di riconoscere. Allora, lei sa, ricorda se quella sera accompagnò con Fede Elma Ruga Karima d'Arcore? No, non ricordo. Ho dichiarato che sembrava una... era una bella ragazza perché mi è rimasta impressa. E ho detto che era una nazionalità marocchina. Basta. Però non ricordo se era lei. Benissimo, abbiamo recuperato correttamente, devo dare atto, il filo del ragionamento. Adesso, detto che lei non si ricorda se fosse Elma Ruga Karima, giusto? Però conferma che probabilmente era marocchina? Io ho detto sì, confermo. Ecco, ma più che confermare, ci vuole spiegare come fa a dedurre che fosse marocchina? Perché lei non era sulla macchina di Fede, però. No. Ecco, allora... Io no. La ragazza. Lei ha spiegato che le ospiti salivano con Fede sulla macchina di Fede guidata da suo autista. Confermo, sì. E che voi carabinieri stavate in un'altra macchina blindata dietro. Per seguire. Bene. Allora, lei conferma che questa ragazza, una delle due era marocchina, probabilmente. Probabilmente, come sì. Fa a ritenere che fosse? Dalla fisionomia. Dalla fisionomia, quindi araba. Sì, diciamo, sì. Diciamo, nordafricana. Araba. Ce la vuole descrivere, se la ricorda? Allora... Adesso io la conosco, alta, mora, una bella ragazza. Lei non ricorda nessun particolare, se scendendo dalla macchina si sono scambiate delle parole, qualche dettaglio? No. Quindi lei ebbe la percezione che potesse essere marocchina? Infatti, però non l'ho confermato perché... No, di marocchina sì, che era sì. La Rubi no. No. No, lo esclude o non lo ricorda? Non lo ricordo. L'altra ragazza ricordo perché era la seconda volta che veniva lasciata a una postazione taxi e sempre in direzione Corsico Buccinasco. Allora la ragazza marocchina non era quella accompagnata a Piazzale Loreto, forse marocchina, avvocato Ghedini, ci sono le trascrizioni, non era quella accompagnata a Piazzale Loreto? No, giusto. Benissimo. Allora questa ragazza, che non fu accompagnata a Piazzale Loreto perché era troppo lontano, fu riaccompagnata a casa da Fede, la ragazza marocchina? Probabilmente, forse marocchina. Sì, l'altra ragazza è stata accompagnata a casa, ma non ricordo esattamente la zona, perché se ne accompagnavano tante a casa. Ho capito. E quindi ne vedevo tante. Di indirizzi. Però siccome lei ha descritto abbastanza bene la serata del 14, non riesce nemmeno indicativamente. Non ricordo più, sinceramente non ricordo se quella sera era la Rubi. Però. No, dove l'accompagnò le ho chiesto? Dove
Non so se era in zone, non posso dirlo, perché alcuni venivano accompagnati da Melchiorre Gioia, altri di Pamonti, alcune... Non se lo ricordo. No. Bene. Però penso più in zona Melchiorre Gioia. Cioè in zona stazione, diciamo. Sì, sì. Giusto? Corso Buenos Aires. Melchiorre Gioia, dietro. Bene. Voi, in riferimento alle attività di scorta fatte a Fede, al dottor Fede, eravate tenuti a estendere degli atti? Sì, noi stiliamo un ordine di servizio a fine servizio, con tutte gli orari, gli spostamenti, se ci sono variazioni o quant'altro. Perfetto. Lei ha fatto una relazione su questo diverbio con Fede? No. No. È stato interpellato dai suoi superiori gerarchici sul punto? No, no, sono stato solo tolto la mattina, mi hanno detto che non potevo più svolgere servizio. Cioè la mattina seguente? Sì, il giorno dopo, mattina sì. La mattina seguente al diverbio? La mattina seguente a quel diverbio serale, davanti all'ascensore. Senta, le è mai capitato di scambiare delle parole, di poter dialogare con le ospiti accompagnate dal dottor Fede ad Arcore o di ritorno ad Arcore? No, no. No. Mai. No. Mai. Le è capitato di riconoscere erano tutte giovani donne, mi pare di capire. Sì. Conferma? Confermo. Le è mai capitato di riconoscere qualcuna delle stesse immagini pubbliche, mediaticamente diffuse? Confermo, sì. Ci può dire qualche nome? Sara Tommasi. Sara Tommasi. La Flo. Bulle Pupe, la bionda. Floriana, detta Flo. Poi? Si chiama Marincea Floriana, questa Flo che lei sembra di sì. Conferma? Sì. Poi? E poi ho conosciuto altre persone qualcun'altra che non andava ad Arcore. Lei sa chi è la signora Nicole Minetti? Confermo. La vista ad Arcore la signora Minetti? Entrare, uscire? Non ricordo. Non lo ricorda? No. Lei, a parte l'occasione che ha già descritto in cui ha riconosciuto la macchina di Lele Mora ad Arcore, in altre occasioni aveva mai visto l'auto di Mora presso la residenza del presidente Berlusconi? Di Mora, Mora Lele, Dario Mora? Solo un paio di volte. Solo un paio di volte. Di che anno stiamo parlando? Prima del 2010. Quella sera mi è rimasta perché lui la macchina era l'unica all'interno della villa. Senta, quando il dottor Fede aveva degli impegni fuori di Milano, in altre regioni, come funziona il servizio? Voi lo accompagnavate o no? Per esempio sì. In Sicilia? No, in Sicilia no, veniva accompagnato, lui poi viaggiava con aereo, elicottero, quindi veniva accompagnato all'imbarco dove finiva il servizio. E poi prelevato? Poi veniva prelevato nell'altra città ad altri ragazzi di scorta. Quindi lei nel settembre del 2009 non accompagnò Emilio Fede in Sicilia? No. No, conferma di no. Senta, lei sa se altri suoi colleghi hanno avuto questioni, rimostranze, diverbi con il dottor Fede? Non ricordo. Non lo ricorda. Bene, mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, le difese. Grazie, comincerò io. Sono Longo, l'avvocato Longo, per... Lei è brigadiere capo ancora adesso, sì? Brigadiere capo, Sorrentino Luigi. Sì. Senta, a che distanza lei ha visto, parliamo della serata del giorno 14 febbraio, a che distanza ha visto le ospiti del dottor Fede? A distanza 20 metri, all'interno della villa? No, quando le ha viste...
Allora, quando le ragazze venivano, il dottor Fede andava a prendere una ragazza, noi stavamo lui vicino al dottor Fede, come... In quell'occasione, quanto eravate lì, lei come ha potuto vedere queste ragazze? Perché ero lì vicino. Cioè, a quale distanza? Tra me e lei. Tra me. Quindi ha visto questo. Era buio, un metro era di distanza si dà atto verbale. Si dà, quanti, 2 metri? Sì, due, tre metri. E quando le vede in 2-3 metri di distanza, che tipo di illuminazione c'era? Era buio. L'illuminazione della strada, dei lampioni. Dei lampioni. E l'illuminazione dei fari delle macchine? No. No, neanche le vostre? Sì, le nostre macchine, sì, i fari ci sono, però i fari tendono a... sono posizionate basse, no? Sì. 3 metri di distanza. Senta, le è stato già chiesto, e lei ha risposto nella contestazione, mi sembra che una delle ragazze fosse marocchina. Sì. Ha detto che era una bella ragazza. Bella ragazza, sì, erano tutte belle, questa era bella. Ma lei sa distinguere, anche per la sua esperienza di brigadiere capo, se una bella ragazza sia marocchina, tunisina o algerina? Penso di sì. Ah sì? Lei vede una bella ragazza? 2 metri. Dalla fisionomia posso anche captare se è araba o se è marocchina. Allora, che i marocchini sono arabi, arabi egiziani, no, per dire così. No, gli rifaccio la domanda. Lei a 3 metri di distanza, 2-3 metri di distanza, con poca luce, come dice lei, sa distinguere se una ragazza bella è marocchina, tunisina o algerina? Ah no, no, ma lei non mi ha detto poca luce, mi ha detto se sapevo distinguere. Ma lei poca luce. Ho detto che c'è poca luce. Benissimo. Allora, nel contesto da poca luce del 14 febbraio, lei poteva distinguere, ha potuto distinguere se era marocchina, tunisina o algerina? Ah no, quello no. Allora, quando lei ha detto mi sembra che una delle ragazze fosse marocchina, voleva dire mi sembra che una delle ragazze fosse araba. Io ho detto mi sembra che era marocchina. Sì, ma perché non algerina o tunisina? Forse perché le avevano appena parlato della... No. Ma ce lo deve dire lei. Lei è qui. Come mai marocchina, non in algerina? Perché mi è venuto di dire che era per me era marocchina. Sì. Qual è la differenza tra una bella ragazza marocchina e una bella ragazza algerina o tunisina? Sono carine. Sono carine. Va bene, andiamo avanti. Va bene, andiamo avanti, brigadiere capo. Senta. Però non sono in grado giusto di riconoscere la nazionalità. Sì, no. Senta. Io ho detto un forse, non ho detto che mi era... sembra. No, mi sembra. Mi sembra. Marocchina. Infatti. Abbiamo finito, no, andiamo avanti. Lei mi accompagna in 14, queste due, il dottor Fede con due ragazze. Sì. Poi dopo su cosa ha visto lo chiederà, chi conosce meglio i luoghi. Faccia la domanda, avvocato Longo. No, sì. Li sto facendo, sto mettendo a suo agio il test, presidente. Non ce n'è bisogno, non mi sembra minimamente intimidito da nessuno. No, faccio non pure la domanda da serenamente. Nessuno. Sì, ma io sono sereno, io sono serenissimo, io. Sempre stato. Allora, lei accompagna il dottor Fede con queste due ragazze, poi il dottor Fede con quante ragazze esce quella sera? Quella sera è uscito con due o tre ragazze. Io ho visto che erano tante ragazze. No, scusi, la domanda mia. Mi scusi, con due ragazze. Con due ragazze. Queste due ragazze che escono con il dottor Fede quella sera del 14, secondo quanto lei ricorda e ha potuto vedere, erano le stesse ragazze con le quali era venuto? Sì, mi sembra che era quella che abbiamo lasciato ai taxi, sì, la stessa che abbiamo preso. Allora, esce con due ragazze o con una ragazza? Con due ragazze. E infatti, poi, una l'ha accompagnata, l'ha già detto, vicino a piazzale... Via Costa, alla postazione dei taxi. Dei taxi. E l'altra? L'altro ho già detto in zona, se non erro, e non ricordo male, Melchiorre Gioia, zona. Io le ricordo che a suo tempo aveva indicato un'altra zona.
Zona Ripamonti. Sì. Ricordo adesso. Ricordo, ma sì. Le zone, ripeto, ho visto tante in quattro anni, ho visto tante ragazze, ho accompagnato, un esempio a dottor Fedo, ho accompagnato presso le loro abitazioni. Sì. Adesso Ripamonti, tutte le... No, siccome stiamo parlando di quella sera... Ho detto, presumo, non mi ricordo, ma mi sembra che era in zona Melchiorre Gioia. Lei, in sintesi, le due ragazze che sono venute con il dottor Fede sono uscite con il dottor Fede, sono state accompagnate per quanto ricorda. Sì. Da parte mia è tutto, grazie. Buongiorno, brigadiere. Buongiorno. Mi scusi, qualche piccola precisazione. Ma è sicuro che fossero due le ragazze in uscita quella sera? Io ho detto due o tre, adesso non ricordo bene, però io so solo quelle due che sono salite in macchina e siamo andati subito via. Non sa perché glielo domando, perché nel verbale, siamo a pagina 6 del verbale della procura, lei dice: io e i miei colleghi eravamo molto stanchi perché quel giorno il turno era cominciato la mattina presto ed oltre ad accompagnare il dottor Fede abbiamo dovuto fare delle soste per lasciare questa ragazza sicuramente in zona Loreto, qui ci troviamo, e forse anche un'altra fino in zona Ripamonti. Sì. Ecco, qui dal verbale sembrerebbe che in allora, quando lei ha risposto al pubblico ministero, non ci fosse una certezza assoluta del fatto che ne avete accompagnate due. No, l'altra l'abbiamo accompagnata, io una. No, io qui leggo, probabilmente sarà un errore nella verbalizzazione. Una l'abbiamo lasciata ai taxi e l'altra l'abbiamo accompagnata a casa. Quindi certamente questo forse è sbagliato. Ma sta parlando di via Ripamonti? C'è scritto, abbiamo dovuto fare delle soste per lasciare questa ragazza sicuramente in zona Loreto. E una. E forse anche un'altra fino in zona Ripamonti. Quel forse, noi l'abbiamo accompagnata. Ne avete accompagnate due, va bene. Due erano e l'abbiamo accompagnate. Sì, certo. Senta, cortesia, lei ha detto che accompagnavate il dottor Fede in quel di Arcore e che poi lasciavate, sostavate nel cortile interno. Sì, dove c'è la ghiaia, sterrato. Dove c'è la ghiaia. Sì, sì. Qui sono tutte le vetrate. Certo. Ecco, quali vetrate ci sono, mi scusi? Sono di fronte al cancello d'ingresso? Allora, come entra, dove ci sono le due fioriere, quelle grandi, sì, dove c'è l'arco che si entra, a destra. A destra ci sono... Guardando la villa dritta. Guardando la villa dritta, ci sono delle vetrate. All'interno della villa sto parlando io, sì. Sono tutte vetrate, con delle tende, sì. Senta, e c'è una vetrata doppia o c'è una vetrata singola? Cioè l'ingresso, c'è una vetrata, insomma lei sta lì molte volte. All'ingresso c'è la prima vetrata, sì, e poi si entra sia a sinistra che a destra. Benissimo. Queste ragazze che lei ha visto passare, le ha viste passare all'interno di questa prima vetrata, cioè quella dell'ingresso? No, all'interno, dove c'è la vetrata, quella sera c'era la luce soffusa, c'erano le tende con questa luce soffusa e le ho viste. Ripeto, non sono l'unico ad aver visto quelle ragazze. Sì, no, ma no, per dire. Io non mica, casomai poi sentiremo le altre persone. Quindi lei vede queste ragazze che passano attraverso due vetrate sostanzialmente, la vetrata quella grande del primo ingresso, sì, e poi... Quella sulla, sempre sulla destra. Cosa? Sempre sulla destra. Sulla destra? Sì, la vetrata sulla destra. No, sì. Scusi, ma allora... cerchiamo di... Allora, sì. Scusi, faccio una cortesia, descrivo un momento la villa perché non vedo perché dare per scontato che il tribunale debba sapere come sia questa villa. Quindi allora c'è l'ingresso che del cancello che entriamo con le macchine, poi noi sostiamo con le macchine, noi non entriamo nell'abitazione, lì c'è un primo ingresso con un arco dove si entra sia a sinistra a destra e si entra all'interno dell'abitazione, diciamo. Io le ragazze, due ragazze in baby doll, le ha viste da quale vetrata, posizionata dove? All'interno, non dal primo ingresso ma dal secondo, dalla vetrata. Del secondo ingresso? Sì, non è un secondo ingresso, diciamo si entra sia da sinistra che da destra, sì, e c'è un'altra porta dove si va all'interno. Dove si va, scusi? All'interno, diciamo, della stanza, non so. Sala, salone, non lo so adesso. Quello non è... sulla destra, abbiamo capito. Sulla destra, sì. Chiedo scusa, ma
stavo tentando appunto di far descrivere. Questo cortile è a corte chiusa, cioè ha anche, oltre a questa vetrata, anche delle costruzioni ai lati? Sì, è tutto quadrato, sì. Certo. Poi c'è un sottopassaggio dove si va all'interno, dove ci sono delle altre, diciamo, abitazioni. Sempre. Senta, in questo cortile, il lato a sinistra e il lato a destra, guardando la villa, poi guardando l'ingresso principale, ci sono vetrate? Sono tutte finestre, sì. Ci sono delle finestre, sì. Anche lì, sia a sinistra che a destra. Certo. E lei ricorda le dimensioni delle vetrate, delle stanze al di là della prima vetrata? Allora, quelle di destra sono grandi, sì, come vetrate. Quella di sinistra mi sembra che sono un po' più piccole, adesso non, la metratura non è che... No, le dimensioni, una grande vetrata. A destra sicuramente delle grandi vetrate. A destra una grande vetrata. Grandi, queste, più di una. Queste ragazze quindi le avete viste al di là di quella vetrata grande che c'è sulla destra? Sì, ma si vedeva perché la luce era soffusa, sì, la tenda era trasparente e le ragazze, due ragazze, le ho viste. Benissimo. Senta, c'era anche una tenda, quindi? Ho detto tende, ma trasparenti, sì, che sì, con la luce soffusa riflette. Sì, le domandavo se c'era appunto, sì, una tenda. Confermo, una, sì, tenda trasparente. Ci sono le tende. Sì, sì, benissimo. Senta, e il cortile è illuminato o è buio? Poco illuminato. È poco illuminato? Ci sono dei fari che vanno verso, vicino agli alberi, che vanno verso, diciamo, posizionato verso su. Cioè all'interno del cortile è quello inghiaiato su degli alberi? Domanda? Sì, ci sono degli alberi, sì, come no. Benissimo. Delle statue e degli alberi. Benissimo. Senta, la BMW targata svizzera, siamo nel febbraio del 2010, giusto? Sì, confermo. All'interno c'era l'autista? No, non l'ho visto l'autista. Cioè, e non l'ha visto mai durante tutta la serata? L'autista no. Quindi la macchina è rimasta sempre lì ferma? Io ho visto la macchina lì ferma, sì. Sempre. Anche perché conosco l'autista. Ho capito. Quindi lei non l'ha visto? No, non l'ho visto. Senta, il dottor Fede che modello di BMW aveva? Mi sembra che le cose l'ammiraglio, io la chiamo l'ammiraglio, il 720, 760, qualcosa del genere. Sì. Senta, e quella lì invece che sarebbe stata di Le Demora? Quella non è un modello molto grande, ma non ricordo il modello. L'ho vista altre volte quella macchina, negli altri incontri con... Certo, ma siccome lei fa un mestiere particolare... Sono passati anche 3 anni. Mi sembra una serie 7, una serie 5... No, mi sembra che era una serie 6 o 7. Era serie 6. Grande. Serie 6. La targa ricordo perché sono tutte targate così, certo. Senta, le sue macchine. Lei ricorda il colore? Scura. Sì, scura, grigia, blu. No, mi sembra nera, nero o blu, nera. Nera, nero o blu. Non chiara. Senta, lei poi ha detto che una volta ha portato anche il dottor Fede in quel di Natale. Sì. 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 Lei ricorda il Natale di che anno? No, mi ricordo il Natale, mi sembra l'anno precedente, ed era di mezzogiorno e c'era tutta la famiglia Berlusconi e ricordo che noi della scorta abbiamo mangiato sempre a un ristorante lì vicino, dove ci sono anche fatture, risultano. Sì, nessuno mette in dubbio quello che lei dice, brigadiere, ci mancherebbe. No, lei ricorda chi c'era? C'erano degli autisti che lei conosceva, c'erano delle altre scorte di persone che lei conosceva? A me sembra che c'era solo il dottor Fede, abbiamo portato, perché era una cosa, diciamo, ristretta. Certo, ma lei sa se sono sottoposti a misure di tutela gli altri familiari? Confermo, lo so. Sì. Ecco, lei ricorda se c'erano nel cortile delle altre persone addette alla tutela? No, perché anche se vengono accompagnate i familiari diciamo, presidente Berlusconi, li lasciano all'interno e poi vanno via. Vanno via, cioè non rimangono quelli del personale della Penso di, come facciamo noi, che lasciamo, poi si va a mangiare e poi si ritorna a riprenderlo. Certo, non ho visto macchine. Non ho visto macchine. Non ho visto nessuno. Neppure autisti, non ha avuto modo di colloquiare con nessuno.
No, perché abbiamo lasciato il dottor Fede, visto che era anche tardi, ce ne siamo andati a mangiare, per trovare un ristorante, visto che era il 25 di dicembre. E ha visto qualcuno dei familiari passare lì nell'ambito della casa quel giorno? No, perché noi abbiamo... C'era Marina, c'era qualcuno di... No, perché il dottor Fede ha detto che c'era tutta... Puoi parlare? No, mi chiedo scusa, perché no. Se l'aveva visto lei? No. Benissimo, nessun'altra domanda, grazie. Prego, pubblico ministero. No, nessuna domanda, signor Presidente. Grazie, può andare. Arrivederci.